non ci vive nessuno nel raggio di 25 miglia, tranne una coppia di anziani che abitano in riva al lago. I ragazzini si fanno la scarpinata ogni tanto per fare il bagno nudi. Nessuno è scomparso, nessuno ha notato niente di insolito. Ha parlato con gli anziani? Ancora no. Che tipo di supporto abbiamo? Abbiamo? Sì, perché? Ecco, non mi è del tutto chiaro perché un museo avrebbe mandato qui una persona. Che c'è? Ha qualcosa contro i musei? No, non ho niente contro i musei. Ne ha mai visto uno? Cos'è quell'affare? Arma d'aria compressa per difesa aria circostante. Qualunque cosa sia, un colpo con questo ed è morto. E si può sapere cosa pensa di farci? Oddio. Zanzare, io ho la fobia delle zanzare. Se siete pronti, andiamo. Jack, siamo salvi. Un museo di New York ci ha mandato un aiutante di riserva attrezzatissima. Kelly Scott. Jack Wells. Salve. L'ha mandata a un museo, allora, eh? Siamo tutti museofobici nel Maine. Lei è una pungente scorbutica, dovreste andare d'accordo. Temo che non possa venire con noi, signora. Ma lo sceriffo ha detto che potevo. Noi dell'ambientale siamo superiori allo sceriffo. Non siate superiori, magari potrei essere utile. Signora, senta, questa non è una specie di spedizione per trovare dei fatti. Sì, questo lo so. Non è una scampagnata scientifica. Potrebbe essere più chiaro, non sono una grande esperta di sottintesi. Qualcosa in quel lago ha ucciso una persona, giusto? Apprezzo il suo desiderio di collaborare. Sono felice che abbia portato l'insetticida. Così va meglio. Signora, non può funzionare. Se mi chiama signora un'altra volta, le faccio causa e con le leggi di oggi la vinco. È in gamba. Senta, non vi starò tra i piedi. E se lo faccio, ha qui uno sceriffo pronto ad arrestarmi. Ma lo capisco se minaccio l'autorità dell'ambientale. Scusatemi, è vero che andate a cercare una specie di mostro nel lago Nero? Beh, in realtà andiamo a indagare sull'incidente, non c'è nessun mostro. Dicono che un uomo è stato mangiato a metà. C'è stato un incidente, tutto qui, non c'è motivo di preoccuparsi. Ma per favore. Beh, andiamo. Non ci vive nessuno nel raggio di 25 miglia, tranne una coppia di anziani che abitano in riva al lago. Ogni tanto i ragazzini si fanno una scarpinata per fare il bagno nudi. Nessuno è scomparso. Nessuno ha notato niente di insolito. Ha parlato con quegli anziani? Ancora no. Che tipo di supporto abbiamo? Abbiamo? Sì, perché? Ecco, non mi è del tutto chiaro perché un museo avrebbe mandato qui una persona. Che c'è? Ha qualcosa contro i musei? No, non ho niente contro i musei. Ne ha mai visto uno? Cos'è quell'affare? Arma d'aria compressa per difesa aria circostante. Qualunque cosa sia, un colpo con questo ed è morto. E si può sapere cosa pensa di farci? Oddio! Zanzare, ho la fobia delle zanzare. Se siete pronti, andiamo. Jack, siamo salvi. Un museo di New York ci ha mandato un aiutante di riserva preparatissimo. Kelly Scott. Jack Wells. Salve. L'ha mandata a un museo, allora? Siete tutti museofobici nel Maine? Lei è una pungente scorbutica, dovreste andare d'accordo. Temo che non possa venire con noi, signora. Ma lo sceriffo ha detto che potevo. Noi dell'ambientale siamo superiori allo sceriffo. Non siate superiori, magari potrei esservi utile. Signora, senta, questa non è una specie di spedizione per trovare dei fatti. Sì, questo lo so. Non è una scampagnata. Potrebbe essere più chiaro, non sono una grande esperta di sottintesi. Qualcosa in quel lago ha ucciso una persona, giusto? Apprezzo il suo desiderio di collaborare, sono felice che abbia portato l'insetticida. Così va meglio. Signora, non può funzionare. Se mi chiama signora un'altra volta, le faccio causa e con le leggi di oggi la vinco. È in gamba. Senta, non vi starò tra i piedi. E se lo faccio, ha qui uno sceriffo pronto ad arrestarmi. Ma lo capisco se minaccio l'autorità dell'ambientale. Scusatemi, è vero che andate a cercare una specie di mostro nel lago Nero? Beh, in realtà andiamo a indagare sull'incidente, non c'è nessun mostro. Dicono che un uomo è stato mangiato a metà. C'è stato un incidente, tutto qui, non c'è motivo di preoccuparsi. Ah, ma per favore. Beh, andiamo.